Buongiorno, sono Pietro Serafino, sono lo chef del ristorante Sirosa di Riccione. La ricetta che vado a preparare oggi è un bauletto all'astice con una crema di piselli e una salsa ai crostacei. Per la preparazione di questa ricetta occorrono della polpa di crostacei, un cipollotto fresco, della salsa di pomodoro, un brodo di crostacei, una crema di piselli, uno spaghettino di melanzana, il bauletto con una crema di crostacei e lo scampo. Iniziamo a preparare la nostra ricetta. Andiamo a accendere il fuoco, aggiungere un filo d'olio extravergine di oliva. Nel frattempo che si riscalda la padella con l'olio, andiamo a tritare un po' di cipolla fresca. Noi cerchiamo di dare sempre un po' di semplicità alla nostra cosa. Nel frattempo che si imbiondisce la cipolla, andiamo a mettere lo scampo sopra a bollire nell'acqua precedentemente condita con dei limoni, prezzemolo, pepe in grani. Andiamo a aggiungere la nostra polpa di scampi. Adesso vado a sfumare con un po' di brandy. Eccoci qua. Prendiamo un po' di finocchietto, perché la pelle non si sta a morire. Una presa di sale. Mettiamo tutto. Aggiungiamo un po' di brodo di crostacei, che gli andiamo a dare un po' di più di sapore alla nostra pietanza. Okay. Un po' di salsa di pomodoro. E andiamo a cuocere per qualche minuto. Nel frattempo andiamo a buttare il nostro bauletto con la farcia all'astice nel pentolino a cuocere. Mettiamo un filo d'olio nell'acqua. Intanto andiamo a preparare anche la pasta che è cotta. Adesso non facciamo altro che farla tirare un po'. Aggiungo un po' di pepe nero in grano, che non guasta mai, un saltino per amalgamare. Nel frattempo che il nostro primo si cuoce, vado a iniziare a comporre il piatto. Vado ad aggiungere la crema di piselli nel vasetto. Ok, vedo che il nostro bauletto è pronto per essere impiattato. Mettere il nostro bauletto all'interno. Come vedete è una ricetta abbastanza semplice, ma molto gustosa. Andiamo a disporre sul nostro vasetto. Lo chiudiamo a metà, mettiamo la guarnizione, lo spaghettino di melanzana, il finocchietto, ok? Ecco, poi il piatto è pronto, buon appetito!